si accomodasse, signorina, si accomodasse. Don Pasquale, noi oggi siamo due soluzze sole, io e mia sorella e io siamo come si dice due anime non coppo. Sì, usaccio, a me mi dispiace di non avervi conosciute prima, sai, certe volte vi vedevo in chiesa tutto intoppato e ci dicevo a Sarestano, ma chi sono quelle signorine là? E ci dice, poi lui dice, ma come non riconosce gente religiosa? Perché sono le signorine Matamè, sì, caste, sì, ricche. No, come no? Ricche fino all'ultima temperatura. Oh, quando mai? Don Pasquale, quando mai? Che vanno dicendo gente? Usaccio, la gente non sa le parole, però sa come sono cose che succedono. Poi certe volte, per esempio, vi incontravo per la strada, tutto intappato, tutto intonato, e io volevo avvicinare perché mi sentivo il cuore nico, piccolo, mi veniva magari di piangere. Schiero. E mi volevo avvicinare per slanciarmi, ma poi mi tornavo indietro perché faceva meglio che mezzo lontano. Signorina, dico qua lei mi pare che manca qualche cosa, che so. Io e me solo una contentiamo di picca, un picca ne basta e troppo ne soverchia. Sì, ma veda, non si vive di solo pane, signorina. Qui per esempio si vede che ci manca la presenza di un nome, di un fratello. Chissà, di un cugino, di un marito. Pasquale! Che può? A me mi dissero che mascole sono tutti pari cattivi. Che usaccio, mascazzoni, farabutti, ma ci sono anche di quelli buoni, caritatevoli. Don Pasquale! Ma non mi parlo di uomini! Mi viene da ridere! Morto! Posso mettere quando venissi! Lei, signorina, ancora ancora è tutta cicigna. tutta molto cuore. Lei per esempio è come una bambariglia che solo ci avvicina un bosporo altro ma attampa tutta. Madre, l'ha capito, vero, che c'è fuoco. Ossaccio, lei vede ancora è potabile, sì. Va? Si facisse osservare, signorina. Ma mi affrondo. Non si affondasse, se facisse alla dialeggio. Tutta una vuota. Sì, si mettesse la cuccia. Si mettesse dalla gelato. Gelato così, Don Pasquale. Sì, se girasse, o contrario, la parte da parte. Se girasse. Tu io sei un bassista, io non cazzo. Ti dico, qua manca vedere un marito. Non ha avuto mai partite di marito. Sapessi, Don Pasquale. Sì, ma tante. Sì, per esempio. Per esempio. Segretario comunale? Sì. Oh, ma pensa che resta per me! Sì, e perché tu fece scappare? Ma è un sindaco. Per gelosia lo feci trasferire. E buon maggio, poveretto, certo. Lontano. E poi? E poi tanti, poi a fetere, proprio a fetere, Don Pasquale. E parasse. Per esempio c'è stato un capitano levati municipale. Sì. Ogni volta che passava io si metteva sopra la tenda, poi un direttore della pompa funi. Mi diceva sempre, signorina, hai una caccia per lei. E poi. E poi? Un veterinario comunale, un direttore romacello! Sì.
se invece canne tutto per lei, signorina. Ma è la calappia cane? No! La calappia cane, no! Ma come no, signorina? No, no. Ecco perché ancora ti lascia il ciccagno! Ciccagno, che te lo! Ma non è tornato proprio, eh! Ascoltasse mia, signorina, e l'assassinetti, che questa è tutta gente comunale, e poi gente comune, perché invece non si butta verso la letteratura, verso la storia, la fisiologia, verso la tavola spitaforica. Sì, sai, c'ho un professore alleggiato. Alleggiato nel senso che è imbriaco? No, alleggiato di Lillizio. Ah, di Lillizio. Un corcio. Oh, bello tutto, ruru, siete, sta cedendo. Ma squale. Parassi. Ma squale, mammai, mia vita è finita. Sì. Io sono paca. Ma quale? Quale bava? Che non bava nulla, è tutto gratis, signorina. Non si avvilissi, non si eliminasse alla vita, stesse tranquilla, sì. Ho capito, che lei volesse pensare magari più solo, però certo. pensando prima per lei che è la maggiore, poi pensiamo più solo che è la minore. Oh, mamma, io te non l'ho mandato mai, non è che è come a mia bella. Ah, no. Ho capito, meno male che non è come lei. Non l'ho domandato mai, che ci potevamo fare, Don Pasquale? Io va bene. Spendila!